Grazie professor Bianchi per questa sua audizione. In realtà ho chiesto la parola sollecitato proprio dal suo intervento, che io condivido assolutamente. E mi pare che la forza di questa sua relazione e del lavoro che voi avete consegnato al Ministero, ma che consegnate a tutto il Parlamento, sia proprio nella capacità di avere una visione politica, che assolutamente è quello che serve in questa fase. Io sottolineo molto un passaggio del suo intervento. Non dobbiamo sprecare l'opportunità che eventi drammatici come quelli legati all'emergenza sanitaria del Covid comunque consegnano alla politica per poter portare avanti un cambiamento molto radicale della nostra istituzione scolastica. E condivido che voi abbiate messo al centro del vostro lavoro, con la questione scolastica, la questione sociale. Del resto tutto il suo intervento è stato pieno di contrappunti legati alla enorme questione sociale che abbiamo nel nostro paese, le troppe insostenibili diseguaglianze sociali, disparità territoriali, divaricazioni che impediscono la redistribuzione di ricchezze, di opportunità, e che si scarica soprattutto sulle nuove generazioni. Da questo punto di vista mi pare che il centro della sua relazione sia fare in modo che la scuola torni ad essere il motore di un ascensore sociale che da troppo tempo nel nostro paese si è bloccato, anche per le inadempienze del nostro sistema scolastico e dell'alta formazione. Io penso, aggiungendo alcuni ragionamenti a quelli che lei ha fatto, ma penso di non essere lontano dalle sue considerazioni, che in realtà nel vostro lavoro vi siate trovati a pensare ad un sistema scolastico che metta ogni singola studentessa, ogni singolo studente che entra nella nostra scuola pubblica nelle condizioni di poter iscriversi all'università nel nostro paese. Perché noi abbiamo questo problema, una strozzatura sociale che appunto impedisce soprattutto ai ragazzi che vengono da famiglie più svantaggiate socialmente di riuscire poi ad iscriversi all'università. Da questo punto di vista la crisi sociale post-Covid che noi abbiamo è innanzitutto una drammatica crisi educativa. Nella sua relazione lei più volte ha richiamato il tema della dispersione scolastica. Io penso che questo tema vada insieme al tema dell'inclusione, che è il tema fondamentale a cui deve rispondere la nostra scuola, e questo è un tema che ci troviamo molto ingigantito dopo i mesi di blocco, perché sappiamo che nonostante gli sforzi enormi fatti, gli investimenti anche di risorse fatte, il lavoro incredibile fatto in particolare dagli operatori scolastici, in particolare dai docenti, in particolare dai docenti precari, però la didattica a distanza ha aumentato le diseguaglianze che già c'erano in precedenza. Ecco, da questo punto di vista, e concludo, trovo molto importante che lei richiami la politica ad un pensiero lungo, ad una strategia appunto di lungo periodo, ad una riforma. È molto importante che lei trovi in questa riforma come punti cardini non solo mettere al centro i bisogni educativi e sociali degli studenti, ma la riduzione del numero degli alunni in classe, la valorizzazione della professionalità dei docenti e l'aumento del numero degli insegnanti, fare in modo che la rete scolastica non venga smantellata soprattutto
nelle aree interne del nostro paese. Lei più volte in queste settimane ha richiamato il tema di presidiare le scuole più piccole nei territori più svantaggiati come centro della comunità, e legare tutto questo all'innovazione multidisciplinare, all'innovazione che appunto traguardi la nostra scuola nel tempo nuovo, rispondendo però alla sua funzione storica e costituzionale, che è appunto quella dei bisogni di chi è più debole. Da questo punto di vista rimarco un tema molto politico che si lega appunto ai bisogni, all'inclusione, il tema dell'adolescenza, perché così come avvenne negli anni 60 in un altro passaggio, in un altro frangente di passaggio politico molto importante, appunto anche oggi noi sappiamo che il ganglio che fa fatica a far sì che il motore dell'ascensore sociale legato all'istruzione vada avanti è quello legato appunto all'adolescenza, alla scuola, alle scuole medie cosiddette, come tutti noi ancora siamo chiamati continuiamo a chiamarle, a considerare l'istruzione secondaria cosiddetta inferiore, che però è centrale appunto dal punto di vista sociale. Legato a questo il fabbisogno legato ad una figura, quella dell'insegnante di sostegno, che da sempre nel nostro paese, nel nostro sistema, anche a livello europeo e internazionale, è stata un'innovazione decisiva, fondamentale, intorno alla quale appunto costruire scuola di comunità e di inclusione. Grazie ancora per il lavoro che state facendo e che continuerete a fare, è il mio auspicio.